l'Istituto Professionale Edile di Bologna, come sempre in prima linea per la formazione. In questo caso parliamo oggi del progetto Innoveas, andiamo nel dettaglio di un progetto di carattere europeo che interessa le aziende, ma non solamente le aziende. Andiamo a scoprire il perché. Il progetto Innoveas è stato finanziato nell'ambito del programma della Commissione europea Horizon 2020 e ha da poco raggiunto il traguardo di metà percorso. Quindi 18 mesi sono già trascorsi dall'inizio del progetto e siamo ora nel cuore di tutto il progetto, quindi nella fase di creazione di quello che definiamo il Capacity Building Program, quindi un percorso di formazione indirizzato alle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di sensibilizzarle, informarle e formarle riguardo a quelle che sono le tematiche dell'efficientamento energetico, il processo di audit energetico e di transizione green. A causa dell'elevata industrializzazione della società, insieme all'uso intensivo delle risorse, il sistema terrestre ha superato la sua capacità di assorbire le emissioni di gas a effetto serra. Queste sono principalmente dovute ai consumi energetici di origine fossile, come il petrolio, gas naturale, carbone. Per provare ad arrestare il fenomeno, l'Europa ha assunto un ruolo fondamentale, definendo politiche e un piano di azione che puntano a ottenere un impatto zero entro il 2050. L'obiettivo è attuare la transizione energetica, cioè trasformare radicalmente il sistema energetico, sostituendo i combustibili fossili con fonti rinnovabili e promuovendo l'efficienza energetica. Facciamo ora il punto su quali sono gli obiettivi di questo progetto di ricerca. L'obiettivo di questo capacity building è quindi quello di portare le piccole e medie imprese che non hanno l'obbligo di compiere il processo di audit energetico in quella direzione, quindi verso una transizione energetica che ha delle ripercussioni a livello globale, non solo locale o nazionale. Ovviamente IPLE è interessata maggiormente al settore delle costruzioni, ma gli altri partner, che sono 6 di tutto il progetto, coprono anche il settore chimico e dell'alimentare. Per intraprendere un percorso di efficientamento energetico è necessaria un'approfondita conoscenza della situazione di partenza. Si tratta di comprendere come si generano i consumi energetici, da quali fattori dipendono e come sono ripartiti. Solo attraverso un'analisi ordinata dei dati di partenza è infatti possibile definire gli interventi di miglioramento e poi valutarne la convenienza economica in un'analisi costo-beneficio. Tutto ciò ha bisogno di una procedura definita. Questa procedura è una vera e propria diagnosi energetica, che chiamiamo audit energetico. I primi video ovviamente forniscono un'introduzione, quelli che sono i concetti chiave di tutta questa transizione, di questo processo. Quindi il concetto di audit energetico o le misure di efficientamento energetico che le aziende possono adottare. Dopodiché vengono presentate le misure di supporto e di sostegno finanziario delle comunità locali, regionali o nazionali per le piccole e medie imprese. E infine IPLE e Confindustria Bergamo hanno presentato 4 casistiche che noi chiamiamo best practice, quindi dei casi virtuosi, dei casi di studio particolari di aziende che hanno già in parte o in tutto implementato un audit energetico e le misure di efficientamento energetico e che possono quindi spiegare in modo pratico alle altre aziende quali sono i benefici, non solo economici, che stanno dietro a tutto questo processo. Costruire in maniera sostenibile per favorire il processo di transizione green è possibile. Un esempio in questo senso è rappresentato dalle case in legno. Per produrre, per esempio, una tonnellata di cemento, sono necessari circa 1000 kWh di energia, che corrispondono a 115 kg di petrolio. L'alluminio, una tonnellata di alluminio, circa 71.200 kWh di energia, circa 8 tonnellate e mezzo di petrolio. Ma per produrre una tonnellata di legno, qual è il consumo energetico? Se è legno massello, circa 50 kWh. Se è legno da prodotto derivato, più o meno 200 kWh, che vuol dire un consumo equivalente di petrolio che va dai 6 ai 23 kg. Quindi si può già capire il risparmio energetico e rispetto dell'ambiente che il legno ha nella costruzione.
sulla pagina iniziale, diciamo che è innoveas.eu, troviamo la sezione Training Platform, che è dedicata esclusivamente alla formazione. Quindi una breve introduzione in inglese di quelli che sono gli obiettivi e i concetti chiave, gli strumenti che utilizzeremo, per poi avere una serie di sottosezioni che ovviamente sono dedicate a un paese specifico. I partner del progetto sono Germania, Polonia, Slovenia e Italia e Spagna. E ognuno di essi ha una sottosezione dedicata, in modo tale che aprendola l'utente si trova tutta la spiegazione di quello che è la piattaforma, di quelli che sono gli obiettivi e la descrizione dei video nella sua lingua. Quindi è anche più user friendly, è più immediato, è più utile per le aziende. Abbiamo quindi qui gli 8 video realizzati da Iple e da Confindustria Bergamo. Sotto ogni video troviamo una breve didascalia e il bottone, il pulsante per la valutazione, che ci permette in questo modo di capire quali video sono stati visualizzati dagli utenti, quali sono risultati più utili e interessanti e come migliorare, diciamo, le fasi successive della capacity building program. Il progetto è molto ambizioso, parte dallo studio quindi delle barriere, e sono spesso delle barriere di tipo non tecnico, legate al fatto che questi soggetti non obbligati a interventi di efficientamento energetico non credono in investimenti in questa direzione, non capiscono le opportunità che la green economy, che il processo di decarbonizzazione della nostra società, a cui l'Europa con le sue politiche ci porta. Le persone hanno dei dubbi, perché efficientare, cambiare le proprie procedure vuol dire rimettere in discussione modalità magari acquisite di lavoro, e quindi si parla soprattutto di barriere che non sono tecniche ma sono legate alle persone. Il progetto quindi punta a leggere queste barriere, a comprenderle e ad attivare dei processi di empowerment, di costruzione delle capacità all'interno delle imprese di migliorarsi, quindi con un'attività formativa che parte, che ha un suo punto di riferimento sul web, attraverso dei video che introducono i vari concetti, con dei momenti in aula, e quindi una formazione dedicata a persone varie, chiave delle imprese, una formazione specifica proprio sui temi della green economy, della comunicazione ambientale, della comprensione che i risparmi energetici non sono tanto la riduzione di una bolletta, che forse non è elevatissima all'interno dei costi che un'azienda sostiene, ma piuttosto capire come migliorandosi si possono attivare delle positività, sia in termini di reputazione, quindi di essere sul mercato più forti perché con questa cappello green, e soprattutto anche la possibilità di attivare dei meccanismi di certificazione volontaria. È un tema che riguarda chiunque, e quindi è importante che un privato cittadino o delle aziende, dei rappresentanti di impresa siano informati su quelli che sono i concetti chiave di questo processo. Nuovo appuntamento, nuova tappa del nostro viaggio con l'associazione Succede Solo a Bologna. Come potete vedere alle mie spalle, oggi ci troviamo niente meno che davanti alla Basilica di San Luca e ne visiteremo la cupola. Volete saperne di più? Seguitemi! Ci troviamo nel sottotetto della cupola del Santuario di San Luca. Un luogo molto caro ai bolognesi, un luogo simbolo della città che fa sentire ogni bolognese a casa alla sua vista. L'edificio è molto antico, risale alla fine del 1100, quando venne costruita una piccola chiesetta sul Colle della Guardia, ma come lo vediamo oggi è una struttura settecentesca del 1750 circa, costruito dal Dotti in perfetto stile barocco. In questo momento siamo proprio all'interno del sottotetto e adesso ci avviamo a vedere proprio la cupola. Ci
Ci troviamo sulla terrazza della cupola di San Luca, che si affaccia da questa parte sulla città di Bologna nella sua interezza. Poi si vede tutta la parte dei colli bolognesi che circondano la città. Da questa parte si vede l'Appennino e la Valle del Reno. Siamo rivolti verso ovest, nelle giornate molto limpide si riesce a vedere addirittura Modena. Il santuario custodisce al suo interno l'icona della Beata Vergine di San Luca. Questa icona ha portato al santuario diversi pellegrini, molti pellegrinaggi, e proprio in occasione di questi pellegrinaggi che si decide di costruire il famoso portico di San Luca che porta al santuario. È il portico più lungo del mondo, è lungo circa 4 km, parte dall'Arco Bonaccorsi in Porta Saragozza, si sviluppa in tutto il suo percorso in pianura fino all'Arco del Meloncello e poi dal Meloncello parte la parte collinare che arriva fino al santuario. Il portico di San Luca è come un corridoio urbano, non è una semplice costruzione, è anche un luogo di aggregazione e rimane un bel esempio antesignano di urbanistica partecipata, perché tutti i cittadini bolognesi hanno voluto e contribuito a realizzarlo e a mantenerlo nel tempo. Se invece lo si guarda con gli occhi di un muratore o di un costruttore, il portico, lungo quasi 4 km, architettonicamente appare semplice. Una sequenza lineare di arcate a tutto sesto con una semplice copertura a due falde, ma in realtà nasconde una progettazione architettonica molto complessa e anche una grande maestria costruttiva che riguardano proprio la forma geometrica complessiva che impianta a una forma irregolare e l'andamento naturale attraverso un continuo alternarsi di gradini e pianerottoli senza discontinuità che si adagia perfettamente alle pendenze della collina. Sono tanti i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Istituto Professionale Edile di Bologna e come sempre vi invitiamo a consultare il sito di IPLE www.edili.com per restare aggiornati. Lunedì 14 dicembre, responsabile addetto del servizio di prevenzione e protezione RSPP ASPP, modulo A. Martedì 15 dicembre, dirigente gestione del rischio amianto. Vi ricordiamo inoltre che nel sito resta attiva la sezione dedicata al Superbonus 110% con documenti e iniziative utili. Come sempre vi salutiamo ringraziandovi per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.